Siamo qui per la prima udienza del processo Stato contro Concertino dal Balconcino. È la prima udienza, sapremo un po' di cose, tasteremo anche come il clima nei nostri confronti. È penoso doversi difendere di questa accusa per un artista che gratuitamente canta dal proprio balcone di casa un'ora la domenica, però questo è successo e dunque continuate a seguirci. Anche tutto l'iter, questo è l'orario. Sì. Non abbiamo né il Gianoglio né la Casalegno. Al momento abbiamo la Casalegno che dovrebbe rinviare a Gotto e al momento non c'è il Mi pare che non ci sia, perché ho visto una foto, quindi credo che dove io non sono. È vecchio. È abbastanza neutrale, certamente lascia intendere che nessuno ha ritenuto di chiedere un risarcimento di danni patiti. Quindi si posso condire questa cosa? Questo sarà sì, usati che lavoro fatto, eccetera. C'è la domanda di dove volete ricevere gli atti del processo. Delle due l'una, se non avete problemi a ricevere notifiche a casa vostra, tra pochi minuti nell'aula 85 proprio qui dentro morirà l'arte a Torino. Eutanasia. Dopo oggi nessun artista, giovane o vecchio che sia, avrà più desiderio, avrà più energia, avrà più forza di creare alcunché. Oggi muore la musica, muore l'arte. Oggi le istituzioni hanno vinto. Quando si processano gli artisti, nella fattispecie, che cantano per tutti, insomma, un'iniziativa spontanea, questa del concertino del Balconcino che ci riguarda, è abbastanza triste che uno Stato impieghi le sue risorse e i suoi uomini per seguire chi canta un'ora dal proprio balcone di casa. E quindi niente, sappiamo, oggi c'è stata la prima udienza, la prossima sarà il 12 marzo e ci auguriamo che tra testimoni e prove si stabilisca che quello che facciamo non sia disturbo ma cultura. Non ci sono parti civili, vuol dire che nessuno si è costituito oggi. È un processo questo qui, strano, almeno un attacco alla in cultura. In più, come ha detto Daria, quando lo Stato processa gli artisti è sempre un momento delicato. E questo è significativo perché oggi sono state nominate 9 persone come parte lesa, come persone offese, e nessuna delle quali ha mai sporto una denuncia dicendo questi mi disturbano, puniteli e voglio pure un risarcimento. Ha deciso tutto lo Stato, tutto procedura d'ufficio che ha deciso di difendere i diritti di queste persone secondo lo Stato, dunque disturbate. Ma voi continuerete intanto a fare spettacoli, vi siete fermati, qual è la situazione adesso? Per adesso siamo fermi e abbiamo sospeso il concertino dal Balconcino per volontà e volere delle autorità che ci hanno diffidato dal continuarlo di fatto. E però adesso pensiamo di rispondere prossimamente con un grande concertino dal Balconcino che coinvolga le personalità artistiche, insomma, almeno della nostra città, proprio perché pensiamo che quello che noi rappresentiamo questa causa è agli artisti. Sul nostro balcone si sono esibiti oltre 900 artisti e siamo anche un po', insomma, la voce di... Il grande assente è la politica. La politica di questa città, sia nella giunta precedente sia adesso, che non ha fatto niente a favorire, ad appoggiare questa iniziativa, anzi il comune di Torino
l'ha danneggiato molte volte con molte sanzioni, molte azioni, multe, quindi la politica è completamente assente da questa questione culturale della città, probabilmente non hanno ritenuto mai importante, non hanno mai ritenuto che questo covo, questa piccola fucina di laboratorio di iniziative artistiche, culturali dal basso, possa meritare nessun tipo di interesse, oltre che parole, oltre che qualche mezzo commento su Facebook. Questo volevo dire. Perfetto. Hola. Bellissimo, grazie. Grazie.